Benvenuti, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Restart, la casa degli imprenditori dove vogliamo parlare di ripartenza, ripresa, futuro, cose positive per le imprese. Nonostante le acque inesplorate che stiamo attraversando, vi diamo benvenuto a Restart. Non sono solo, come al solito, perché con me c'è Ilda. Buonasera. Buonasera Maurizio e buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo. Maurizio, devi sapere che sì? Le persone che ci seguono sono veramente tante, tant'è vero che l'ultima volta hanno mandato in tilt il sito di Well TV. Porca miseria, il sito www.welltv.eu, dove c'è diretta, esatto. È andato in tilt. Vi ricordiamo che potete seguirci direttamente al canale 810 di Sky. E naturalmente in streaming e sulla pagina di Well TV di Facebook e sulle nostre pagine social dove condividiamo proprio la diretta della trasmissione. Esatto, oggi puntata davvero importante in quanto l'azienda ospite in studio è un'azienda di grandissime dimensioni, Maurizio. Sì. L'azienda è Ecosistema Impresa di Enel X. E chi abbiamo come ospite? Abbiamo il dottor Risoldi Stefano, che purtroppo non è qui in studio con noi, però è in diretta online. Bello. E poi abbiamo una sedia vuota che arriverà in corso di trasmissione. Arriverà il dottor Angelo Spiezia, che arriverà a breve comunque sia. Di We Unit, che adesso scopriremo tutti questi arcani. Amministratore delegato. Brava, anche brava. Anche lui, ruolo molto importante. Notate la precisione di Ilda, notate la precisione. Sacco di complimenti per Ilda, ho ricevuto. Grazie. Sui social, un sacco. Grazie a tutti. Oltre per la bravura, anche perché è molto carina, ma non darò il numero di cellulare a nessuno. Presentiamo subito. Esatto, diamo il benvenuto al dottor Risoldi Stefano, responsabile business development della Financial Lines di Enel X. Benvenuto dottore. Tutti. Ci sente dottore? Sì, ci sente. Buonasera dottor Stefano. Sì, buonasera. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Forte e chiaro dottore. Benissimo. Benvenuto allora, a Restart, benvenuto. Grazie Maurizio. Siamo curiosi tutti quanti di presentare questa piattaforma rivolta alle piccole e medie imprese. Che cosa è? Che servizi dà questo ecosistema impresa di Enel X? Allora, che cos'è sostanzialmente? Allora, l'ecosistema impresa è un hub di servizi tutti digitali rivolti al piccolo e medio imprenditore. In realtà l'idea qual è? È che è creare uno spazio per il mondo dell'imprenditore, dove all'interno c'è una sorta di suite, dove sostanzialmente all'interno di questo spazio può con pochissimi click accedere a dei servizi innovativi. Servizi innovativi che vanno dal mondo della patrimonializzazione dell'azienda, piuttosto problemi di liquidità, per risolvere problemi di liquidità e così altro, e così quanto. Perché ci siamo rivolti al mondo delle PMI? Cioè, ricordiamoci che le PMI è il motore trainante dell'economia italiana, però se noi andiamo a vedere il livello di digitalizzazione è molto basso. Quindi l'idea è proprio, ma perché aiutare, non aiutare, con tutta l'expertise di skill, le piattaforme che Enel ha, aiutare quindi queste imprese a crescere? E questo è quanto è fondamentale in questo momento. All'inizio si è detto problema di ripartenza, ben venga, questo è il momento adatto a dare tutto il nostro supporto con queste soluzioni. Quindi l'imprenditore all'interno di questo hub dovrà trovare quindi queste tipologie di soluzioni, no? Che aiutano, ma perché, ripeto, perché le PMI? Le PMI oggi hanno una serie di needs che spesso sono inevasi, nel senso il piccolo imprenditore spesso ha difficoltà oggi a trovare, quanto mai ripeto oggi, a trovare nuovi clienti, ha un problema di incassare, questo sarà sempre più un problema sempre più vivo nei prossimi mesi, dopo il periodo di pandemia, ha un problema di liquidità, soprattutto dopo 2008 Lehman Brothers, la situazione per il mondo delle piccole aziende è cambiata e lo dico anche come diciamo operatore che anche io vedo, oltre a lavorare in Enel, io ho anche delle partecipazioni in due società, in due piccole società, e ogni volta che io devo attivare un nuovo fido è drammatico, non è tanto drammatico perché anzi sono fortunato perché l'azienda sta bene eccetera che non li hanno, ma il problema è come ottenerli,
di andare in banca, firmare fogli, eccetera, eccetera, eccetera. E considerate per me anche poco problematico, quindi già c'è un'altra occupazione, andare in banca, firmare, poi tra l'altro lasciando anche garanzie. E Ti quindi non è una fermo un situazione. attimo, dottor Ste, ti fermo un attimo, ti do del tu perché ci conosciamo e mi permetto di darti del tu anche in diretta TV. Volevo dirti che è vero perché la concentrazione del sistema bancario, la trasformazione del fintech, finanza e tecnologia, questo servizio di ecosistema facilita per il piccolo o medio imprenditore l'accesso a informazioni che non avrebbe normalmente, perché un imprenditore è solo al comando della sua nave e ha bisogno di informazioni, informazioni finanziarie, informazioni di finanza agevolata, informazioni di fondi comunitari, insomma, tutta una serie di informazioni per il suo business. E questo poi è in pratica poi il servizio di ecosistema impresa. Cosa dici, Stefano? Sì, Dottor Stefano? assolutamente sì, è questo il concetto. Il concetto è che io, come grande azienda, ho la possibilità di individuare quel servizio corretto, darti il servizio corretto, cioè l'informazione che tu necessiti. Guarda, è uscito un nuovo bando, piuttosto che c'è una nuova soluzione di finanziamento, tutto molto più veloce, e questo è un valore. E questa attività non lo fa l'imprenditore, ma lo fa qualcun altro per lui, no? Chi effettivamente conosce tutte queste cose? Chi è in giro per il mondo a 10 hub, a 10 innovation lab, dove poter trovare la migliore soluzione? E questa soluzione che cos'è? La mettiamo a disposizione dell'imprenditore, no? E proprio qui vedete una slide dove sostanzialmente quello che dicevo prima, effettivamente, c'è stato riscontro da parte degli imprenditori. Prima di partire abbiamo fatto un'analisi di mercato, un'indagine Praticamente, dottor su. Stefano, siete il CFO, il responsabile finanziario in outsourcing per la piccola e media impresa. Siete voi che date, grande impresa, che si è resa conto di tutte le micro, medie e piccole imprese che ci sono, che hanno bisogno e che avranno bisogno nella ripartenza dopo questa ondata, purtroppo, che ci ha rallentato, ci ha frenato, ci ha fermato dal punto di vista finanziario e imprenditoriale, ma sarete voi e la piattaforma di ecosistema impresa il piccolo responsabile finanziario di un'impresa. Mi serve, vorrei per questo progetto, per questo, devo comprare questo macchinario perché devo produrre di più, perché devo esportare. Come posso avere finanza nuova, finanza agevolata? Dove vado a sbattere la testa? Ecosistema impresa ti dà una cosa molto importante, una selezione di servizi, perdonate il gioco di parole, selezionati da Enel X ad alto livello a costi molto 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 contenuti perché la tecnologia ci permette di disintermediare certi aspetti, giusto, dottor Stefano? Perfetto, il punto è proprio questo. L'idea, e poi il CFO non è Enel, ma sarà un qualcosa di virtuale. Io parlo di CFO virtuale. L'informazione è creata proprio su misura dell'imprenditore, perché questa informazione riguarda quell'imprenditore specifico. Con queste informazioni effettivamente escono fuori delle info, delle indicazioni per l'imprenditore, tipo attenzione. Se continui questo passo, da qua a un mese ci avrai un problema per pagare i tuoi fornitori. Oppure, visto che produci, che hai dei costi così elevati, ma perché non attivi quel tipo di finanziamento? Oppure, attenzione, tu dipendi troppo da un cliente, guarda caso che quel cliente incomincia ad avere dei problemi di budget, cioè Certo, di certo. vendite. Di conseguenza è probabile che tu c'è una forte concentrazione su quel cliente, e quel cliente effettivamente, quindi prima che questo succeda, è importante che tu hai gli elementi per poter regolare Ti fermo la macchina e poter mangiare. un attimo, don Stefano. Chiedevo alla regia se ci dava una mano dopo, se c'era quel filmato della dottoressa Scappini, Agnese, psicologa, che collabora con la nostra trasmissione. E nel frattempo che va in onda questo piccolo contributo, qui piccolo grande contributo, faccio sedere l'ospite che è arrivato, che fa parte poi del gruppo di Ecosistema Impresa, che ringrazio già d'ora, che è scalpitante qui in regia. Intanto però
la regia ci aiuta con questo filmato della dottoressa Agnese Scappini, che ringraziamo sempre. Assolutamente. Chiediamo scusa che mi sono dimenticato l'altra puntata. Recuperiamo con questa puntata. Un attimo solo, Stefano, dottor Stefano, e torno da te. Sempre più studi ci dicono che relazioni all'insegna della gentilezza in azienda, quindi nel luogo di lavoro, sono alla base del miglioramento della produttività di quell'azienda. Una leadership, insomma, oggi chiamata gentile, comincia ad essere proposta in contrasto invece a quella leadership a cui siamo abituati, in più in positiva e autorevole, che limita il proprio dipendente nell'applicazione e nello sviluppo delle proprie soft skills. Una leadership gentile, invece, predispone l'ambiente all'applicazione di nuove competenze del proprio dipendente e quindi della messa in pratica anche di sue potenzialità. In questo sono certamente, ad esempio, le aziende che hanno un maggiore contatto con la natura, perché la natura ci insegna che la gentilezza vince sempre. 60 secondi di psicologia finisce qui e alla prossima puntata. Ringraziamo la dottoressa Agnese Scappini per questo suo contributo, perché l'aspetto psicologico della ripresa per gli imprenditori e per le piccole e medie imprese, essendo l'imprenditore solo al comando, serve a lui e serve ai suoi collaboratori. Ma torniamo subito in studio. Diamo il benvenuto al dottor Angelo Spiezia di WeUnit Group S.p.A., amministratore delegato. Grazie, buonasera, è un piacere essere qui con voi. Benvenuto. Salutiamo il dottor Stefano che è in collegamento, eccoci qua. Buonasera Stefano. Buonasera. Buonasera, siamo tutti qui perché ho voluto e ringrazio l'amministratore delegato di WeUnit perché volevo dare un esempio tangibile di questa selezione che ha fatto Ecosistema Imprese, dei servizi che possono essere dati alle piccole e medie imprese dal punto di vista finanziario. Quindi la parola strana che gira, fintech, tecnologia, però ce l'abbiamo qua in carne ed ossa con l'amministratore delegato. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ci spiega cos'è i servizi di WeUnit all'interno di Ecosistema Imprese? Bene, allora intanto WeUnit è una società di mediazione del credito normata dal decreto legislativo 141 del 2010. In un panorama dove le banche arretrano, pensate che negli ultimi 10 anni sono state chiuse circa 10.000 filiali bancarie, noi facciamo parte della macrocategoria degli intermediari del credito, quindi possiamo interloquire con tanti istituti di credito, i nostri consulenti del credito, abbiamo oltre 400 consulenti del credito presenti sull'intero territorio nazionale, coprono e mettono a disposizione degli imprenditori, di persone fisiche, i servizi bancari e finanziari. Abbiamo stretto di recente questa importantissima partnership con Ecosistema Imprese, che ringrazio il dottor Risoldi, e devo dire una partnership che sta dando già degli importanti risultati. Abbiamo ricevuto attraverso questa piattaforma tante richieste attraverso la piattaforma di Ecosistema Imprese. Stiamo già gestendo e soddisfando decine e decine di imprenditori con reciproca soddisfazione sia da parte nostra che da parte degli imprenditori, ma anche da parte di Ecosistema Imprese, che ringrazio ancora per aver lanciato questa iniziativa. Torniamo, ringraziamo il dottor Angelo, torneremo da lui. Torniamo da il dottor Stefano, vero Hilda? Assolutamente sì. Dottor Stefano, sono da te, ecco perché volevo far toccare con mano la piccola e media impresa, perché in carne e ossa è vero che c'è la tecnologia, ma c'è poi la gente che fa, vero dottor Stefano? Assolutamente sì. Questo è il classico esempio, abbiamo cercato tanto e alla fine ci siamo focalizzati su pochissimi operatori. Selezioniamo degli operatori ben specifici per il settore, WeUnit è sicuramente quello che ci ha convinto di più per la soluzione nell'ambito per dare questo servizio di finanziamento, che poi forse questo è il servizio più richiesto in assoluto dalle 1.000 imprenditori che in giro di pochissimi mesi si sono registrati all'interno dell'ecosistema. Quindi quello che si è fatto finora e si continuerà a fare in futuro è sempre individuare nuovi servizi che siano che abbiano una garanzia massima, che siano affidabili e nello stesso tempo abbiano quel servizio di digitalizzazione. Cioè l'idea è fare tutto da casa con pochi clic. Questo è quello che praticamente adesso esagero un po', dal mio smartphone, della mia officina, della mia azienda,
dallo smartphone riuscirò a fare la firma digitale, entrare in contatto con un servizio tra WeUnit o le altre società, che se andate sul sito di Ecosistema Imprese troverete altre società della caratura di WeUnit per quanto riguarda i servizi per l'impresa, e farlo tutto in maniera rapida, digitale, ma l'uomo c'è sempre, perché poi entro in contatto poi fisicamente, in questo caso con un consulente del credito che mi aiuta fisicamente l'imprenditore a capire, esatto, qual è la soluzione. Qual è la soluzione migliore? Perché chiaramente non è detto che la soluzione che talvolta la propria banca offre agli imprenditori sia la soluzione ideale. Quindi i nostri consulenti sono adeguatamente preparati, abbiamo apposta tantissime partnership, una piattaforma tecnologica a disposizione dei nostri consulenti del credito proprio per individuare le migliori soluzioni per gli imprenditori che fanno parte del mondo ecosistema impresa. Ecco anche perché, vedi, la finanza per l'impresa, la finanza agevolata, la finanza europea la troviamo tutta, vero dottor Stefano, nel contenitore, nella scatola, diamo una visione, la scatola di ecosistema impresa, io posso accedere e trovare i servizi che a me o a Ilda come imprenditrice possono essere utili per lo sviluppo della mia impresa, in maniera semplice, rapida, di accesso, digitale, smart, ma anche umana, perché c'è un volto umano e questo lo rappresenti tu come responsabile del progetto, lo rappresenta il dottor Angelo, perché l'aspetto umano è importante ancora oggi come oggi. Assolutamente, molti clienti ci chiamano proprio, dice sì, vabbè, io faccio la registrazione, però ho necessità di parlare con qualcuno. E quindi spesso al partner, quindi ti si chiede proprio anche questo, questo ulteriore sacrificio, nel senso non è soltanto una piattaforma digitale, vado là e metto, ma ci deve essere aspetto umano che è fondamentale. Quindi proprio le persone vogliono, soprattutto quando parli di soldi, avere questo ritorno, no? Poter parlare con qualcuno. Ripeto, ne ricevo tantissime di richieste che mi guardo una a una per capire che cosa vuole, perché questo è un altro elemento importante, che cosa vuole il cliente. Tornando al concetto della piattaforma, nella slide precedente avete visto che la piattaforma si è rappresentata da due elementi. Una è una piattaforma tecnologica, dove proprio aiuto l'imprenditore a capire sulla base di certe informazioni dove sta e dove sta andando e quali possono essere insight. L'altro elemento che stiamo creando e che partirà nel giro non frattanto, perché se continua così il numero di iscrizioni significa che possiamo creare una vera e propria community, cioè che vorrei creare una sorta di ecosistema, io lo chiamo ecosystem alliances, dico ma se all'interno della piattaforma ci sono diversi operatori, perché non creare un network tra di loro? Questo aiuterà l'imprenditore a uscire fuori dai propri confini. Or voglio andare in un'altra area lontana, benissimo, ho la possibilità di trovare all'interno un partner con cui fare questa alleanza. L'idea è proprio questa. Quindi anche un networking all'interno del progetto ecosistema tra imprenditori. Perfetto. Anche se devo fare una rete di imprese che devo andare a fare un progetto export, esatto, mi serve sì la finanza di WeUnit, ma mi serve anche un network di imprenditori per andare sul mercato a zero, sul mercato asiatico, indonesiano, sto dicendo così. Da solo non ci sei mai potuto andare, ma ho trovato la finanza agevolata perché c'è il bando di Simest, ho trovato la finanza ordinaria perché c'è WeUnit, ho trovato la soluzione dal punto di vista di altri imprenditori che mi seguono in questa cordata, li ho trovati tutti all'interno di ecosistema impresa. Corretto, dottor Stefano? Assolutamente sì, ma in più il sistema sarà dotato, un sistema di intelligenza artificiale dove l'imprenditore se lo trova in automatico. Cioè se due operatori, il sistema rileva che uno dei due operatori ha una necessità, tipo voglio ristrutturare il mio albergo, una cosa di questo tipo. Dall'altra parte c'è quello che effettivamente può fornire elementi di ristrutturazione, ne so, o interventi edili, oppure piuttosto fornitori di mobili. In questo caso il sistema li mette in contatto e poi ci sarà insieme l'attività trasversale che ti aiuta a trovare il finanziamento, ti aiuta a trovare, che ne so, se c'è un problema di copertura cambi, perché io sto facendo questa cosa con un'azienda dell'altra parte del mondo, ti aiuto, ti do le coperture del credito, il rischio credito. Quindi è un sistema che aiuta l'imprenditore a 360 gradi.
Ti fermo un attimo, dottor Stefano. Ti fermo un attimo, dottore. So che sono abbastanza brutale, ma mi rivolgo agli imprenditori che si stanno seguendo adesso. Questi due professionisti ci hanno fatto una fotografia esatta di quello che sta succedendo e di quello che succederà nei prossimi 12-24 mesi. La situazione delle banche, la concentrazione, la fusione, la chiusura degli sportelli. L'acqua si sta diradando dal punto di vista del credito. Ho bisogno di parlare con qualcuno e ho bisogno di essere smart per la tecnologia, ci sta dicendo il dottor Stefano, e ci ha fatto un esempio calzante, cioè la pandemia ha fermato gli alberghi, non ha citato gli alberghi a caso, devono ripartire perché il turismo è il nostro oro, il nostro petrolio a livello italiano. E quindi se ristrutturo l'albergo, se do servizi, se do finanza, rapporto della rata reddito, famoso termine stranissimo, esatto, che forse il dottor Angelo conosce, ben conosce, però un settore come azzoppato come il turismo nel volano della ripartenza, certo, può essere molto importante. Certo. Certo, il settore del turismo è un settore di vitale importanza, l'Italia è un paese meraviglioso che potrebbe vivere solo esclusivamente di turismo, abbiamo delle mete straordinarie e quindi sicuramente, diciamo, nei prossimi mesi sarà molto importante far ripartire questo importante settore, che è un'industria di fatto primaria in Italia, che dà tantissimi posti di lavoro, che porta, diciamo, le bellezze italiane alla ribalta chiaramente di cittadini esteri, e quindi è un qualcosa da tutelare, da aiutare, e noi come WeUnit insieme ad Ecosistema Imprese sicuramente daremo del nostro meglio per supportare tutte quelle che saranno le iniziative. Dottor Stefano, torno da te, ma io come imprenditore, dal mio PC, dal mio telefonino, cosa devo digitare per trovare il sistema Ecosistema Imprese? Scusa se sono così proprio pratico. Molto semplice. Sì, cosa devo fare? Devi digitare Ecosistema Impresa. Ecosistema Impresa, e lì c'è, mi vengo guidato? Sì, vieni guidato, ci sarà un sì, ecco qui. Ecco qua la regia, grazie regia. Poi questo è il sistema, sostanzialmente cliccando su Ecosistema Impresa entro in questo ambiente. All'interno dell'ambiente c'è una navigazione molto semplice, dove sostanzialmente ci sono già dei settori che vado a vedere: liquidità, finanza generata, protezione business, punto vendita e così via. Ma a breve, ripeto, ce ne saranno molti altri, perché le partnership che stiamo facendo sono tante. Tenete conto che siamo partiti ad ottobre con 5 partnership, adesso ne abbiamo 19. Però, e nel parterre delle partnership cito alcuni nomi, tanto per darvi di che cosa stiamo parlando. Dentro c'è Microsoft, e con loro stiamo facendo un percorso di digitalizzazione, di servizi di digitalizzazione molto importante, molto spinto. Ci sta dentro American Express, c'è dentro Cliff. Se non conoscesse Cliff, stiamo parlando dell'operatore italiano che gestisce la centrale di rischio italiana. C'è Team System che gestisce i software, cioè praticamente il 50%, 40% dei software gestionali, con 400 clienti. Quasi tutti gli studi commercialisti hanno Team System. Perfetto, quindi c'è un parterre talmente ampio dove sostanzialmente si riesce a coprire i principali servizi, e nel futuro ne vedremo sicuramente cose molto molto interessanti. Quindi dottor Stefano, ti fermo un attimo, abbiamo ancora qua 4 minuti di puntata vola, però abbiamo colossi dei servizi che però scendono a livello sulla scrivania dell'imprenditore in maniera semplice, in maniera easy. E poi invitiamo sempre a seguire il progetto di ecosistema, perché è in evoluzione, ci saranno sempre new entry per quanto riguarda i servizi. Ad esempio, ne faccio uno ad esempio, la cessione del credito derivante dai lavori del 110%. Certo. Quindi è una necessità per le piccole e medie imprese edili? Sì, certo. È un'esigenza sentita? Fortemente sentita, un'esigenza fortemente sentita che sicuramente aiuterà a far ripartire il sistema paese. Ci sono tantissimi, tantissimi cantieri che insomma sono pronti a partire, quindi questa è sicuramente una leva di fondamentale importanza. Allora, diamo ancora un saluto al dottor Stefano, che ci dà ancora le ultime così
direttrici e la barra della nave di Ecosistema Impresa. Quindi invita un tuo invito agli imprenditori per Ecosistema Impresa. Allora, un invito agli imprenditori è sicuramente una soluzione che non so se c'è in qualche parte del mondo, sicuramente è una forte innovazione che si basa sulle potenzialità, sulle capacità di Enel, che Enel mette a disposizione dell'imprenditore e soprattutto bisogna seguirla nel futuro. Quindi più questa cosa avrà successo, se saremo in grado di poter soddisfare l'imprenditore. Questo è fondamentale per noi. Grazie. Noi ringraziamo il dottor Risoldi ed Helen X e il progetto di Enel di essere venuto in una trasmissione come Restart per dare un bellissimo segnale di ripartenza e di futuro e di tecnologia e di voglia di fare che viene calata dall'alto verso il basso. Ringraziamo il dottor Spezia, non mi ricordo più come si chiama, aiutami. Lo ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi, grazie. Una scherzata, però Ilda. Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi dubbio o richiesta di informazione su Facebook alla pagina Restart, oltre la crisi il Plus Italiano, su LinkedIn alla pagina Your Solution. Potete contattare anche su Instagram il nostro dottore Maurizio Poli e vi lascio anche il nostro sito www.yor-solution.it. Vi rimando alla prossima bellissima puntata, vi rimando al canale YouTube per rivedere anche questa puntata e poi per i contatti social personali degli amministratori delegati che avete visto questa sera, ci sono i contatti su internet. Ringraziamo il dottor Stefano Risoldi, buona serata e complimenti. Ringraziamo il dottor Angelo, grazie. Buonasera e complimenti. Grazie, buonasera a voi. Vi diamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre qui su LTV, canale 810 alle 18.30. Una buona serata. Buona serata. Buona serata. We'll be right back.